Prima di iniziare il video, ascoltate me. Cliccate sul tasto iscriviti e attivate la campanella delle notifiche per ricevere tutte le notifiche del canale. Poi lasciate un bel mi piace. Buona visione. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Matti Gamer e oggi siamo in un nuovissimo video. Nuovissimo video, sì. Tutorial. Ragazzi, infatti oggi vi spiegherò le basi di Sony Vegas Pro 14.0. Esatto, ragazzi. Ragazzuoli, vi spiegherò infatti le basi su come diventare dei videomaker, diciamo. Un pochetto. Allora, apriamo Sony Vegas. Io ce l'ho già aperto, ecco qua davanti. Questo Sony Vegas all'inizio può sembrare davvero difficile, cioè ecco, questa devi spaventare. No, comunque è una cavolata, ragazzi. Per video normali, diciamo, è una cavolata. Poi se dovete fare tipo effetti speciali stratosferici da film, non è questo il tutorial, ragazzi. Bene. Allora, iniziamo subito. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Che cosa sono questi? Beh, un passo alla volta ve li spiego tutti. Allora, questa è la timeline, cioè la linea del tempo, dove ci sarà. Tutto si gestirà da qua. Traccia video, traccia audio, traccia foto. Sì, non esiste traccia foto, però vabbè. Allora, innanzitutto, con questo, cosa sono questi? Con questo si registra, con questo si fa un loop all'infinito del video, con questo sinceramente non lo so ragazzi. Ah, riparte tipo in loop, guardate, vedete, un loop infinito. Comunque, poi con questo si starta il video. Con questo si stoppa, no, meglio ristoppare con questo. Poi se volete fare uno stop e ritornare indietro, guarda. Poi con questo si va a go to end, cioè sempre qua, perché, e go to start, cioè sempre qua. Poi next frame, previous frame. Infatti se vedete, se facciamo next frame, aumenta di un frame, 2 frame, 3 frame, 4 frame, 5 frame. Va bene, avete capito. Ok. Questa cosa si può fare anche con le freccette, ragazzi, infatti levo. E con le freccette, quelle che sanno tutti usare, potete fare tranquillamente questo gioco. Ok. Allora, poi, ragazzi, questi sono sempre gli stessi comandi. Questo edit loop, potete editare il loop, sì. Con questa è la freccetta normale, però ce ne sono molte altre che ognuna ha la sua funzione, adesso non ve le sto a spiegare tutte. Invece questo molto utile è tipo, avete fatto un botto di tracce audio video e dovete spostarle tutte insieme. Non si può fare con questo, perché se con questo, se selezionate una traccia video, spostate solo quella e quindi tutto il lavoro va a puttane. Ecco. Se invece con questo selezionate tutto quello che dovete spostare, poi tenendo premuto spostate tutto insieme a blocco. Ok, bene. Ok, poi passiamo a questo maxing console per fare l'audio, gestire l'audio. Project media, dove andranno tutti i file da usare. Explorer, tutta per prendere la roba, diciamo, è come aprire Explorer file, ecco, diciamoci. Poi,
le transizioni sono effetti speciali, diciamo. Transizioni sono. Video FX sono degli effetti speciali per la traccia video, tipo il custom blur. Media generator invece potete fare sta roba. E poi c'è tipo qua, capito? Robe varie. Ok, adesso che vi ho spiegato tutto, creiamo un nuovo file, ok, da zero, e andiamo a prenderci la roba. Io ovviamente ce l'ho già, eccolo, lo trasciniamo qua, poi ci prendiamo subito e volevi, poi la intro, il nostro caro chef, dove sta chef Johnny, mi pare che si chiami così. Like, oddio ragazzi, like e l'outro. Bene, abbiamo tutto. Adesso cosa mette per primo uno? La intro ovviamente. Bene, cliccate sempre yes qua. Poi abbiamo molto bellino, sì. Poi ho detto bellino, è sbello. Bene, vai. Ok, poi no, ho appena rovinato una fanart, ragazzi, mi dispiace. Non fa niente. Ok, allora poi prendiamoci la nostra clip, il succo diciamo di tutto, vedete, tutta la clip di Call of Duty Black Ops 3. Ok, poi scusate e basta per ora, va bene così. Ok, allora ragazzi, iniziamo subito. Questo è il nostro video. Io adesso disattivo l'audio, vi faccio sentire solo un pezzo. C'è una musichetta con l'audio di Black Ops, ma disattivo. Ok, allora, adesso come si fa un taglio? Bene, mettiamo che questo pezzo a me non piace, che sciotta tutta la gente, non mi piace. Ok, cliccate S selezionando, assicurarsi che la traccia sia selezionata, e andando alla fine vediamo di dove vogliamo eliminare. Beh, qua non mi piace. Abbiamo creato questa clip. Adesso questa porzione di video, questa porzione di video noi non la vogliamo, la vogliamo eliminare. Facciamo tasto destro delete, oppure facciamo cance. Ma sì. Adesso questa è l'inizio del video. Sì. Ok. Qui a un certo punto arriverà il punto dove abbiamo tagliato e diventa tutto nero. Come facciamo a riunire questa clip con questa clip? Beh, molto semplice. Selezioniamo questa clip e la trasciniamo. Tac! Adesso è unito. Guardate. Un'unica cosa, ragazzi. Una cosa sola. Ecco qua. Avete imparato a fare i tagli. Bene. Molto bene. Adesso non vi basta sapere come fare i tagli. Volete anche come inserire una musica. Beh, quello dopo, diciamo. Lo spieghiamo dopo. Adesso vi spiego come, diciamo, levare l'audio. Oppure semplicemente separare traccia audio da traccia video. Bene, molto semplice. Prendiamo questa porzione di clip, questa porzione, selezionatela e cliccate U, tac,
Mentre prima si muovevano tutte insieme così, adesso sono distaccate, vedete? Quindi ragazzi, molto semplice, direi. Adesso avete separato l'audio, non lo so, vi servirà magari per fare qualcos'altro, sostituirlo, non lo so. Magari spostarlo, mettere l'audio qua e la clip qua, non so a che serva, però vabbè. Oppure volete eliminarlo proprio l'audio? Beh, fate come eliminare una clip, tasto destro, delete, oppure semplicemente cancel e sparisce. Ovviamente selezionando l'audio e non il video, perché se selezionate il video succede questo. Esatto. Mentre prima, se facevate così, ve l'ho fatto vedere, facevate in italiano proprio, eliminavi tutte e due e cioè non funzionava. Quindi questo anche fatto. Poi vediamo cosa vi posso dire. Sì, come mettere la musica, ragazzi. La musica è la cosa più cavolata di sempre. Ah, non ho preso una musica, aspettate. Faccio differente, dove sta? Così va bene anche questo, che è NCS Rewards. No cazzate, ecco. Ok. Bene. Volete mettere la musica in sottofondo? Tanto semplice, trascinate dove volete la musica. Fatto. La musica è troppo corta? È troppo lunga? Scusate, magari vi serve solo per questa parte di clip, questa qua. Bene, tac, eccola qua. Che c'è? Adesso riattivo l'audio. Bene, questo è venuto un misto tra la musica che c'era prima e la musica che ho messa io, però devo dire abbastanza bello, non mi lamenterei. Poi ci sta bene questa musica sottofondo, magari lo pubblicherò anche un video su Cordo 3, così fatto così. Bene, quindi la musica è magari volete, tipo, riprendiamo la nostra clip originale, cioè questa qua lunga, volete tipo il pezzo drop, questo qua, perché lo disattivo sempre l'audio? Volete il pezzo drop, drop per modo da dire. Io pensavo che era il pezzo drop dall'audio che si alzava. No, cosa? Ragazzi, sono i ragazzi andati a farsi fottere. Eliminate questo, tac, tac, e prendete. Fatto. Tanto semplice. Eccolo qua, tanto semplice quanto tanto difficile. Potrebbe risultare facile come potrebbe risultare difficile, non lo so. Va bene, adesso disattiviamo l'audio di Vegas Pro, perché adesso vi farò vedere una cosa che fa. Bene, fate, cliccate sul vuoto, fate tasto destro, insert video track. Mi raccomando, la scritta deve essere la track sopra, se no se è sotto non si vedrà. Bene, adesso, come tutte le cose più o meno, anche l'audio, se no l'audio no, non va vale. Ok, tipo volete mettere una scritta qua, fate tasto destro, insert text media, qui ve l'ho modificata a vostra pace, niente, io uso questo carattere. Basta, viva là. E qui ve lo tipo fate ingrandite così,
Arriva Alan Walker. Tum, 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 tum. Vabbè, casi a parte, mi perdo in parole, ragazzi. Ok, quindi questa è la nostra scritta bella, che possiamo andare anche a eliminare perché non ci piace. Se andiamo su Media Generator e test, no, scusate, titles e test, mi dà cose già fatte con gli effetti, vedete? Già fatte con le transizioni e le robe. Come vedete potete anche, tipo, ne prendiamo una, a me non piace nessuna di queste, però prendiamo questa. È la stessa cosa di prima, tipo fate www e adesso dovrebbe comparire, ragazzi, vedete? E fa tutto il suo effetto, molto interessante, come non potrebbe interessare. Comunque ve l'ho fatto vedere come accelerare una clip, no, non credo. Beh, andiamo al nostro pezzo di clip, ragazzi, questo pezzo qua. Adesso voi facendo così allungate solo o diminuite. Invece premendo CTRL mentre allungate, la clip si rallenta. Vedete? Questo potrebbe servire per quando one shotate. Boom. Quello è bruciato vivo, male. Se invece la diminuite con CTRL, guardate quanto è veloce. Se ci riesco a farvela vedere. Attenzione. Guardate. Vedete, velocissimo, molto veloce, e non viene tagliata la clip, viene solo velocizzata o rallentata. Bene, io credo di avervi detto tutto. Come mettere l'audio l'ho messo, come velocizzare sì, testi sì. Io direi che possiamo mettere anche la nostra bella outro. Potete fare una cosa carina che piace a me. Questa mezzaluna, se alla fine del video fate così, guardate. Piano piano, vedete? Si oscurisce, oscurisce. Proprio l'italiano non è andato a farsi. E poi c'è la nostra bella outro, la bella. Sì, ho fottuto l'audio a FVJ. Sì. Ho copiato la sua outro. Però è tarocca questa. Ok. Ragazzi, io spero di... Ah no, la cosa fondamentale che tutti si dimenticano, infatti, è... Se fate save o save as, Save As vi salva il progetto, quindi magari non avete finito il progetto, fate Save As per poi finirlo in un secondo momento e renderizzarlo. Per invece renderlo effettito e renderizzarlo, fate Render As, file Render As, e io qua ho dei formati già predefiniti, però voi avete questi, tutta sta roba, ma io ho quelli là già impostati. Se arriviamo a 10 like io vi faccio anche il tutorial sui migliori settaggi di Sony Vegas, sia per Ultra HD sia per 4K, cioè 4K. Quindi io, ovviamente il 4K si può pubblicare su YouTube, ci mette di più sia a renderizzare sia a pubblicarlo, ovviamente. Poi qui scegliete il nome www.wasas, ok, e io scelgo internet HD 1080p ultimate mg, fate il render e inizierà il render renderizzato, certo, italiano. Io faccio cancel perché non cosa, ma intanto vi renderizzerà. Sicuramente dovrete arrivare a questi 10 like perché all'inizio sarà molto lento il render, tantissimo,
e non saprete quale formato usare. Quindi arriviamo a queste 10 like e io vi dico il formato e tutti i settaggi. E anche sì, settaggi, perché se usate la scheda video per rendere, anche io che ce l'ho buona, vi crasha Sony Vegas come è successo prima. Ma quello non so perché è crashato, forse perché è tarocco questo Sony Vegas. Però vabbè, comunque io il tutorial su come scaricarlo in Sony Vegas l'ho fatto, vi lascio il link in descrizione. E niente, spero che questo video sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Buon gaming a tutti e soprattutto buon video editing. Bella.